Ciao a tutti! Oggi prepareremo le tagliatelle alla cena. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo dei pomodorini, delle alici, del basilico e dell'aglio, del buonissimo pecorino romano, delle uova, della farina 00 e della farina di semola. Vogliamo iniziare? Andiamo a mettere la nostra farina 00 sul nostro tavolo di lavoro. In proporzione è importante avere 100 g di farina per ogni uovo che viene realizzato. Creiamo una fontanella al centro della farina, aggiungiamo un'uova e due uova. Aiutatevi con una forchetta per poter iniziare ad amalgamare la farina con le uova. Iniziamo ad aiutarci con le mani. E deve essere lavorata tipo una danza, il movimento è da destra verso sinistra. Poi la lavoriamo finché non diventa una bella farina compatta. Ovviamente spostate la farina in eccesso, se no viene troppo secca. A un certo punto, eccoci, abbiamo la nostra pallina di pasta. Non bisogna stenderla subito, perché altrimenti succede che è troppo dura e quindi non si stende bene. Lasciamo riposare, l'appoggiamo qui sul tavolo e la ricopriamo per non fargli via troppa luce e troppo calore. E adesso prepariamo il nostro sugo. Prendiamo dei pomodorini ciliegini, belli rossi e maturi. E li andiamo a tagliare in due. Ecco qua. Adesso passiamo a cucinare. Che cosa ci serve? Ci serve una bella padella spaziosa nella quale aggiungeremo dell'ottimo olio d'oliva extravergine e un aglio in camicia, perché dopo lo andremo a eliminare, perché l'aglio non è che ci piace sentirlo troppo. Allora che cosa facciamo? Lo teniamo così in camicia e lo schiacciamo leggermente, così andrà a insaporire il nostro olio e lo andiamo a introdurre nella nostra padella e lasciamo soffriggere leggermente il nostro aglio. Qui abbiamo preparato dell'acqua salata che andiamo ad accendere, così nel momento in cui le nostre tagliatelle saranno pronte potremo calarle subito e bollire e poi farle saltare. Teniamoci impegnati mentre soffrigge l'aglio, se no ci annoiamo. A questo punto il nostro olio si è insaporito con il nostro aglio, ci spostiamo dal forno e aggiungiamo i nostri pomodorini in modo che non schizzi troppo. Torniamo sul forno, aggiungiamo un altro po' del basilico, saliamo i nostri pomodorini. Ricordiamoci che abbiamo l'aglio all'interno, se non vogliamo avere brutte sorprese. I nostri pomodorini si sono ammorbiditi e andiamo ad aggiungere le nostre alici. Ricordate che il pesce è sempre molto delicato, deve cuocere giusto un attimo, una leggera scottatura. Andiamo a saltare. Le lasciamo scottare leggermente. E a questo punto, vedete, sono diventate leggermente bianche, si è formato un certo sughetto intorno e le lasciamo riposare. E inizieremo a stendere la nostra pasta. Ecco il nostro panetto, andiamo prima ad aiutarci un po' con le mani a stenderlo. Prendiamo della semola, la aggiungiamo sotto e possiamo iniziare a stenderlo. Guardatevi di girare spesso la sfoglia. In modo che viene bella omogenea. I tempi non sono calcolabili per la sfoglia, perché dipende dal gusto personale, da quanto si vogliono sottili. Solitamente per vedere se una sfoglia è sottile, bisognerebbe alzarla e verificare che la luce l'attraversi. Andiamo a vedere se la nostra sfoglia è abbastanza sottile. Così va bene. Eccoci. Ecco la nostra sfoglia. E andiamo ad arrotolarla in modo da poter creare le nostre tagliatelle. Coltello. Senza schiacciare troppo. La bellezza delle tagliatelle fatte a mano è anche nel fatto che siano un po' tutte diverse tra di loro. Così si capisce che non sono fatte con la macchinetta, bensì con le vostre mani. E adesso andiamo ad allargarle. E ecco qua le nostre tagliatelle. Le cerchiamo di aprire il più possibile. Le tagliatelle hanno una cottura velocissima. Basta che saranno soltanto a galla e sono pronte. Tenete conto che noi completeremo la nostra cottura all'interno del sugo. Liberiamo il nostro sugo dall'aglio.
e andiamo a travasare con il rosso degli alberi. E andiamo a travasare il nostro sugo. Le nostre tagliatelle sono pronte. Eccolo qua. E aggiungiamo il nostro pecorino. Prendiamo un piatto da portata e con l'aiuto di un forchettone e un mestolo andiamo a preparare il nostro grande spaghettone. Aiutiamoci sempre con questo. Con un cucchiaio aggiungiamo dei pomodorini. A questo punto aggiungiamo una bella foglia di basilico ed infine un filo d'olio d'oliva. Buon appetito! Adesso vi ripeto gli ingredienti per 4 persone. Abbiamo 300 g di farina 00, 3 uova, farina di semola quanto basta, 200 g di pomodorino, 200 g di alici, 100 g di pecorino romano, del basilico, dell'olio d'oliva, dell'aglio e del sale. Il tutto per un totale di 5,20 euro. Quanto costa a persona? 1,30 euro. Buon appetito!